Il legame spirituale tra Padre Pio e Mamma Natuzza, e reciteremo insieme due preghiere per invocarli. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti e bentornati nel nostro canale YouTube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Oggi vogliamo pubblicare sul nostro e vostro canale preferito il profondo legame spirituale tra due figure eccezionali della fede cattolica, Padre Pio e Mamma Natuzza, e il loro speciale rapporto con Gesù e la Vergine Maria. Queste due anime sante hanno condiviso un'unione mistica unica, evidenziata da eventi e messaggi straordinari. Un episodio emblematico avvenne quando Mamma Natuzza, accompagnata dal marito, incontrò Padre Pio. Dopo la Santa Messa, desiderando confessarsi, Padre Pio le rispose sorprendentemente: «Ma cosa vuoi confessarti tu, che hai già detto tutto alla Madonna?» Uno degli eventi più straordinari fu la bilocazione di Padre Pio a Mamma Natuzza, 3 giorni prima della sua morte. In questo momento mistico, Padre Pio le consegnò un messaggio che risuona ancora oggi. «Prega per le mie sofferenze, perché sono all'apice. Fra poco le mie finiranno ed inizieranno le tue». Le vite di Padre Pio e Mamma Natuzza, arricchite da questi momenti di grazia divina, continuano a ispirarci. La loro fede, le loro sofferenze e il loro amore per Gesù e la Vergine Maria sono un faro di speranza e forza per tutti noi. Recitiamo adesso la preghiera a Padre Pio. O glorioso San Pio da Pietrelcina, tu che sei il santo di questo nuovo millennio, tu che sei nostro amico, consolatore delle nostre anime, aiuto di noi peccatori, che per la tua sofferenza comprendi benissimo tutte le nostre sofferenze, a te affidiamo le richieste di bene per noi e per i nostri cari. A te affidiamo il nostro spirito per renderlo capace di sopportare tutte le pene che abbiamo nel cuore. A te affidiamo la supplica di presentare le nostre anime alla Vergine delle Grazie per ottenere dal Signore l'eterna salvezza. A te affidiamo la nostra richiesta di intercessione per ottenere dalla bontà divina la grazia, chiedere in questo momento la grazia che ardentemente desideriamo. Accoglici sotto la tua protezione, difendici dalle insidie del maligno e soprattutto intercedi presso l'Altissimo, perché col perdono dei nostri peccati diventiamo perseveranti nelle vie del bene. Amen. 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 Alleluia. E adesso recitiamo insieme la preghiera a Mamma Natuzza. O Dio, nostro Padre, che in Mamma Natuzza ci hai fatto sperimentare la dolcezza e la tenerezza del tuo amore, rendici semplici, servizievoli ed obbedienti per accogliere con la luce dello Spirito Santo la presenza di tuo Figlio crocefisso nella carne dei nostri fratelli più bisognosi, offrendo con gioia la nostra esistenza per l'avvento del tuo regno. La nostra vita sia un sorriso
della tua bontà e un canto di lode per la bellezza del creato. Per sua intercessione concedici la grazia che ti chiediamo. In questo momento chiediamo la grazia desiderata, nella speranza di vederla presto glorificata in cielo. Amen. 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 Alleluia. Grazie, cari fratelli e sorelle, per averci accompagnato in questo momento di riflessione con le preghiere a Padre Pio e Mamma Natuzza. Continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia, sapendo che Dio è sempre con voi e la Mamma Celeste non ci abbandona mai. Vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero avere bisogno di conforto e di speranza. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Arrivederci a tutti, al prossimo video insieme nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica.